manifestazione 9.000 passi contro il diabete. Una manifestazione che è stata organizzata insieme al Comitato San Giovanni, manifestazione che è giunta alla nostra seconda edizione, in quanto la prima edizione aveva ottenuto un riscontro positivo da parte della popolazione, erano presenti infatti circa 500 persone, e per questo motivo abbiamo deciso nuovamente di replicarla. Questo tipo di manifestazione ha uno scopo, che è quello di sensibilizzare le persone per quello che riguarda la patologia del diabete. Semplicemente vogliamo far capire che con una semplicissima camminata giornaliera di circa mezz'ora, 40 minuti, è possibile far diminuire la glicemia. E questo porta dei benefici sia nei pazienti, per quello che riguarda i pazienti già diabetici, e sia per la prevenzione della malattia. Ovviamente camminare non fa solo bene alla glicemia, ma anche fa bene all'apparato cardiocircolatorio, e quindi ha dei notevoli benefici per quello che riguarda la salute delle persone. Quest'anno però abbiamo cercato anche non solo di dare una valenza per quello che riguarda la salute delle persone, ma cercare di dare anche una valenza per quanto riguarda il turismo. E quindi abbiamo, insieme al Comitato San Giovanni, cercato di offrire alle persone che saranno presenti il 26 di aprile sulla banchina, di offrire appunto una giornata che sia diversa, quindi una giornata magari che dopo aver camminato c'è la possibilità anche di partecipare a un pasta party e quindi di terminare la giornata in compagnia. Speriamo quindi di poter nuovamente bissare magari il successo dell'edizione, della prima edizione, e quindi di aprire magari la possibilità ad altre future edizioni, sperando di portare anche quindi del turismo nella nostra città. Io vi ringrazio e buona serata.